E ciao a tutti, io sono Crio e vi do il benvenuto a questo nuovo video sul CD Demo Euro Demo 29. Allora, partiamo subito con il primo titolo che si chiama Actua Soccer e anche qui cercherò di farli tutti nello stesso video, tutte le demo nello stesso video. Almeno siamo a posto. Vediamo un po'. Voilà, che intro. CD che cade dallo spazio come un asteroide. Voilà, voilà, guardate che intro bella. Mamma mia. Una volta comunque c'aveva tanta fantasia fra ste cose. Veramente una figata. A me piace un botto sto stile di intro. Sport Series. Io da piccolo mai l'ho visto. Di solito si trova a FIFA e adesso non mi ricordo più un altro gioco di calcio, ma non questo. Allora, speed break, long pass, short pass, quindi cerchio, e shot quadrato, quindi si tira in porta col quadrato. Allora, seleziono Inghilterra contro Scozia, l'hanno fatto apposta, dai. Welcome to a really glorious evening here in England. Pirletta che parla. Stadium is almost full to capacity and they, like you, await tonight's match between England and Scotland. Ho capito. Succede qualcosa? Demo. Mi sa che si è buggata, riprovo a farla avviare, ma provo a fare un reset. Ok, sono di nuovo qua, ho resettato, vediamo un po' se va. Forse salto, no, non posso saltare, ok. Sto giro è partito, no, ma dai, che cazzo fa? I really enjoy myself over there. Bastardo, ci prova già subito, eh. Allora. Vai. David Beckham. Beckham. Beckham! Che cazzarola me l'ha parata. Becky McNamara. Paul Lambert. Ma si corre, non ho guardato se c'era qualche tasto per correre. Aia. No. Ci hanno fatto gol sti scozzesi, mamma mia. Well, there's a bit of reward there with that set piece, but no, ho sbagliato tasto, ma l'ho salvata lo stesso. Dai, ma stavo tirando, bastardo. Ora according to plan, but they've ended up with a goal. Dov'è il player? Ma dove? Cazzo, vai. Che c'è Lambert? Lambert bastardissimo. No. Ma guarda, ma non è possibile. Ma dove la Scozia è? Fortissima. Ok, kick off, vai. Scalzo. Ma che cazzo fa? Perché l'ha tirata? Ma l'ha tirata da solo, ve lo giuro. And you come to expect passing of this standard from these teams. Dai. Ma io c'ho il portiere rincoglionito. 3-0. Ah, ma ho capito, non è che la tira da sola, gli altri la calciano. Però non so, c'è un modo per correre. Ma dove sei rincoglionito il portiere? Vai, tirala. Sì, ma che difficoltà hai messo? Ma noi c'hanno sempre loro la palla. Ma cosa ha calcio d'angolo, credo. Ah no, non è vero. So Campbell. Ma che cazzo fai? È inutile dirlo che non ne sto capendo niente. Ma come ha fatto a prendermi la palla? Ma non è vero. Billy McKinley. John Collins. Ah, John Collins, va cagè.
Vai, scorri, corri, 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 gran... Scozzienghi, come cazzo. Ma dai. Ma... McNamara. Ti tolgono la palla col pensiero. Aia, si è bloccato un secondo. Ho preso io la palla, ho preso io. Ma... Non è possibile, però. Billy McKinley. Ah, fine primo tempo, mi sa che... Si conclude così con la Scozia che ha vinto. Eh sì. Mamma mia, ma veramente da provare, provatelo e vedrete che almeno la demo è difficilissima. Non hai il tempo di tenerti un po' la palla che te l'hanno già presa. Altro che i FIFA di adesso che giochi ad occhi chiusi, invece qua, ma doi. Comunque non era malvagio, non so di che anno sia. Poi se non mi sbaglio per Play 1 dovrei avere il disco di FIFA... Non so più cosa. Mi sembra di avere un FIFA per Play 1. Magari ci farò un speciale, così. Una partita al volo. Vedo. Vedo se lo trovo, se non l'ho venduto. Allora, adesso andiamo con sto qua, Disc World 2. E vediamo un po'. Caricamento. Speriamo che vada tutto bene, che non si bughi nulla, che... Perché abbiamo già visto col gioco di calcio. Ah, Psygnosis. Cos'è Nintendo, così a sorpresa, dove c'è la Porco Canus, capisce? La Perfect. No, veramente sembrava il logo Nintendo. Oh, c'è Taz. Ma non c'entra un cazzo, Taz. Mi sa... comunque bella intro. Bella intro di chi ha fatto il gioco. Ok, un altro caricamento. Disco World 2, Missing Presumed. Ok, tutti i diritti riservati. Ho capito. Ok. Ah, se io faccio Game Option, Sound, sottotitoli. Posso mettere i sottotitoli. Ah, English. Ah, c'è italiano. Oh, visualizza i sottotitoli, io li voglio. Ok, e poi può per andare indietro triangolo. Non mi dire, dai, dimmi che salva. Sì, pubblicato e scritto in italiano. Nuovo gioco, bene. E dovrei guardare più spesso nelle opzioni delle demo se c'è l'italiano. Arr, arr, yoicsoi avaster, mate yo. Ah, mi sa che è un'avventura grafica, eh? Sharp of wind as blows past the scud and sails, or else there ain't no evo in the sea biscuit, me blight yo. Ricorda un po' Monkey Island. I'm sorry. Oh, sorry about that. I thought you were a sailor. All salty sea phrases aside, do you actually sail anywhere interesting? Oh, aye, lad, aye. We go to the sunny Siamo continent of 4X. Sun, surf, sand. Sun, surf. Prawns, sand, sun. More surf. Lots more sun. And rather persistent jokes about sheep. For some reason. Yeah, well, let's forget about the sheep jokes for now. Oh, I wish I could. Believe me. Grief. Look, can I get passage aboard your ship? Oh, can't be done, my old wantabe shipmate. I'm only taking the living dead on this trip. Special civic arrangement. See you later. A più tardi, ok. Cosa, dobbiamo diventare morti viventi pure noi? Discworld 2. Demo. Only the dead escape. Lo scopo your di questa demo è uscire dalla città. Is to get out of town. Dead or vivo alive, morto, si fa so to speak.
Ok, il nostro obiettivo è uscire dalla città vivo o morto. Quello che pensavo, probabilmente dobbiamo diventare dei morti viventi per andare sulla nave. Allora, credo che devo andare lì perché vedo solo sta strada. Allora, loading, sempre un casino di caricamenti. Allontano magari un po' il microfono. Ah, c'è un teschio, è teschio, non posso farci niente. Suona Ha una abbastanza specie di foreboding here. presentimento. Teschio, va bene, sfera di One cristallo, crystal ball, complete with test pattern. Meta di One crystal ball, complete with test pattern. armadio, proviamo ad andare all'armadio. Ovviamente io non ho mai giocato questa avventura a caso. A closet, just the place for the odd skeleton or two. A closet, just the place for the odd skeleton or two. Al massimo. Ma apri! Ah, con triangolo. Asse da stiro. I'll need an eye. I doubt it. Poi. I'll need an iron if you want me. No, ma io voglio togliere via l'asse da stiro. Lo tolgo. Sto schiacciando un po' tutti i tasti per capire come togliere l'asse da stiro, ma non lo so. Baracco, forbici, vai lì. I'll need an iron if you want me to iron that out. Ho bisogno di un ferro da stiro, ma troviamo sto ferro da stiro perché non riesco a toglierlo via. E non riesco. Che cazzo potrei fare? Select. Non mi dire che è uscita. No. Allora ci rivediamo lì. Ma vaffan bagno. Ma vaffan bagno. Allora io ho riavviato e per curiosità sono venuto in qua. Guardate un po' che c'è un altro posto. Allora entriamo qua dentro e pigliamo la roba che abbiamo preso prima, il ferro, l'asse da stiro e cos'era? Diversamente no, la roba lì non potevo prendere, c'era l'asse da stiro e qualcos'altro, mi sa. Allora, prendiamo questo. Allora, prendiamo l'asse da stiro, piglialo, e lo mettiamo qua dentro nel bagaglio. Forbici, e poi basta perché poi qua non c'è nient'altro da fare. Ok, siamo a posto, andiamo fuori. No, io ho perso un po' di tempo, me l'avrò tagliato, vuol dire ho sbagliato a fare le cose, ho di nuovo schiacciato select e ho dovuto riavviare di nuovo la demo. Però così per sbaglio ho premuto un po' a cazzo qua dentro e guardate cosa c'è. Fanculo, c'è sto qua, come si chiama? Ma c'è Link morto lì? Sembra, eh. Dead Collector, ma non l'ho messo in Bring italiano, ah out sì. your dead! Luxury post-mortem transportation services. Five star service. Ok. Best cadaver relocation agency in Ankh-Morpork. Highly recommended service. Servizio Bring impeccabile, out morti, your venite fuori. dead! Cazzo, non lo so, io lì. Sta roba è una banana. Dead, sir! Dead? Of course I'm not dead. Do I look dead? No, hard to tell sometimes Ok. these days, sir. It's just that if you're dead, then you're stuck in trade. Our Il nostro post-mortem servizio di travel service offers trasporto? dozens of Ok, very offre. exciting internment locations. Have you considered it at all? All the advantages? Advantages? What advantages Ok. could there possibly be? Well, lower clothing bills, no more overheads for food, for winter fuel, lower rent. Lower Benzina? rent. Well, the dead don't move around much. You might say that they don't need as big a set of digs.
That's just a little undertaker's joke, sir. I'll keep away from them if I were you. Otherwise you'll end up a stock in trade. Allora, io non so che cazzo, schiacciamo questo. So, where do you transport your corpses? Oh, well, it used to be all mountains, you know, scenic locations. Very cold, you see, so the customers enjoyed it for longer okay. Before all their bits fell off. But you should see the place we've just found now, sir. Beaches, hats with corks, capelli, okay. And blondes with these huge, straining, pink, oil-smeared... Yes, but how do I get there? Well, you'd have to be dead, sir. Sono morto. We've got fino the entire season's passages already booked. Trovassi il modo per Look, essere un morto, ce ne andremo. I'll have to be dead in order to qualify for tourist travel. Well, yes, sir. But it's a very reasonable option. We let you take Comunque all the luggage you want. Ho trovato sto Why mezzo. Is that? It's all classed as Mi stavo quasi per baggage, arrendere. Sir. Ho detto, ma è possibile, da qualche parte dovrò andare. That was just another little undertaker's joke. It's a good thing you have a captive audience. Why not just tell me how to get to this holiday location of yours? Just a death certificate should do it, sir. It's the only way to tell these days. Got one, have you? Okay. E questa roba qua non so. So, you need a death certificate just to qualify for foreign travel. A volte non In many è ways, death's a small price to pay for getting out of this place and starting new life somewhere else. In qualunque paese lontano. E quindi... Cos'è sta roba? So how do you transport your corpse? We have a great big gap course with the dead so vigorous. Why is that? Turns out... posso mandare un po' avanti i dialoghi. Just Pensavo che fosse you tell obbligato. Me. So how do Ho you... sbagliato, porca... Why is that? Turns... Just... Okay. You tell me. Allora ci manca solo più la mano e abbiamo fatto tutto. Sì. Ok. Quindi sarà di qua. Aspetta, laggiù. Ah, c'è anche là. Buh, sarà giusto? Sarà sbagliato? So solo che io sto registrando da un casino di tempo. E vai giù. E se vado avanti così o faccio una mega puntata o ne faccio più di una. Ah, qua c'è sta. Lì c'è una strega morta. Qua c'è uno specchio. Io lo rubo. Specchio. Banca. Specchio. È freddo. I wonder what he uses it for. Ma non lo puoi prenderlo? Ah sì, l'ho preso. Ma che piccio. Mettiamolo nel bagaglio. La strega. Granny Weatherwax, best to let her get the beauty sleep. Posso prenderla? Becchino. Ah, sto qua sarà un sorriso, salve. Allora facciamo questo. Hello. Mi sembra una Dead. Banana aperta. Why come in, sir? Come in and decompose yourself. I'm not dead, I was just being polite. Not even Neanche un a po'. Little bit dead? No nagging. Okay, no. All the funds. Ok, ma io direi di salutarti. Andiamo a vedere se c'è altro per qua, ma non mi sembra. Ah, barattoli. Ah, tira gli schiaffi alla strega. Perché non vai barattoli? Ma si bugga. Abbiamo trovato un bug qua, va. Ma no, come mai? Scusa. Magari mi devi dire qualcosa di importante, quindi non mi fa andar via. Allora proviamo a fare... il certificato di morte? How does one get to be the... Simple. Just Basta lay down on that slab. Sul tavolo. When a cold mirror won't cloud... They... Even if they're still walking in... In the current situation... Ok... But she... Oh, that's your... And... that's... Scusate se... What is it the... Well... Però... I should certainly... Yeah... Very... What have they got to... Been there... When you... Ok... Non so più da chiedere questo... Cos'è? Well, at least cheap and thorough. Anytime I feel myself coming over dead, I think I'll just nip in here for a lie down. Un attimo. E fino lì l'avevo capito che mi devo mettere qua sopra.
Ah, però aspettate che qua c'è. My hands are already warm enough. Lastra. I better not store that away. Ok. Ah, aspettate, mi metto il ghiaccio addosso. It'll only... Ah, forse ho fatto giusto. Dove l'ha messo? If it's low body temperature he wants, then it's low body temperature he'll get. Ok. Poi? Rodaglia. It'll probably only break the mirror. Lo metto nel secchio. It'll probably only break the mirror. It'll probably only break the mirror. E allora che cazzo? Nei barattoli lo mettiamo? No. Lo scaldo. Magari lo scaldo con... A mirror? No, è sbagliato. Aha. Quindi io adesso vengo qua. Mi sdraio e basta così. All right. Look, I'm feeling a little bit dead. And so I thought I'd better just pop along and see you. Aha. Right. A very wise decision, if I may say so, sir. Now, we'll do a few little standard tests. Firstly, I'll check your breath. La prova dello specchio. See if it clouds up this mirror. Okay, now I'll check your arm for a pulse. Bad news, I'm afraid, sir. You still seem to be in the land of the living. Are you sure? Afraid so, sir. I can't really offer any hope. You might go on like this for years and years. Well, I suppose I'll just have to go on then. Never mind, sir. You never know what tomorrow might bring. Chin up. For all you know, you might be dead in no time. Niente. E da un'altra parte. Ma anche perché io non ho... I'm not putting my hands in there. Probabilmente, boh, magari quello ci farebbe morire per un attimo, non lo so. Però uscire fuori. Andiamo a vedere più avanti, magari c'è una pozione che ti fa morire per 10 minuti. Allora, ho visto che di qua prima andava. Allora, dai. Entra. Ah, lì non entra, però qua c'è qualcun altro. Ah, ci sono sti qua. Proviamo a parlare. Perché non parla? Stavo dicendo. Oh, please, just go! Bugger him. Now look! Bugger him all. Never. Do you serve a... I... What do you mean? Oh, no! Ok, allora... No, ho sbagliato. Proviamo ancora a parlare una volta. Vediamo che suggerimento... suggerimento ci dà il gioco. I'd probably have more to Avrei say, but I'm afraid dire, I keep being distracted by this bloody dreadful smell. Duckman. Spare. Sono una moneta d'oro. You wouldn't say nothing that. Ah, however. Uh-huh. Well, you know. Oh, really? Perhaps shit. I'm going to. What? Quindi qua? Beh? Nah, ora lo saluto, ok. Ma dai che schifo.
Però c'è anche questo qua. Vecchio pazzo. Oh, bugger. Spare a gold piece. Was there something new? Sì, dammi qualcosa per sembrare morto. I just hope I but I probably will. Ma sarà difficile. Look, you were busy. Ah, le scarpe. Those prime boots with they smell like shit. Gotta have get off. Quindi. Spiders. Spiders mumble. Sticking like sticky. You know, some might say that this chap lacks a firm grasp upon reality. My personal theory is that he has a very firm grasp upon reality. It's ok, boo. Well, è veramente un po' contorta sta avventura grafica. Poi la demo, ma dove non finisce più. Però qua non mi sembra che ci sia altro. Allora, dopo ore, non ore, ma un bel po', guardate cosa c'è lì, una sega. Ma porca miseria. Io ho parlato con loro, sono andato avanti e indietro, avrò tagliato anche perché è da tipo un'ora e mezza che registro praticamente solo questo gioco. Comunque credo che la sega lì dobbiamo usarla al manichino. Se vi ricordate aveva le braccia di legno, quindi suppongo che la sega si usa per quello. Allora, era qua. Non do cazzo, vai. Non ti bloccare, no, adesso ho trovato che cacchio devo fare. Allora, andiamo qua. E credo che dobbiamo utilizzare la sega sul manichino. Almeno spero, perché non ho voglia di stare lì altre 30 anni a svarionare su capire che cacchio devo fare. Allora, no, ma io voglio il bagaglio. Ah sì, ma sono scemo. Poi già che faccio, no? Eccolo qua, l'inventario. Allora, sega. Ouch. La sega. Ouch. Oh, dimmi che funziona. Forse sì. Vabbè, che cacchio fischi. Tanto chi ti vede. Quindi io direi di mettere via questo. E poi una mezza idea. Forse possiamo stordirci col braccio del manichino per sembrare morti. Non lo so, Non lo so, ma possiamo provare a vedere se funziona. Allora dai, vai avanti. Dunque era... no, più avanti ancora, mi sembra. Qua. Non era qua? Era ancora più avanti? No, forse... no, era di qua allora. Ah, ecco, è qua l'entrata. Credo, perché sennò il braccio del manichino non so, non saprei dove usarlo. Se non lì sotto nel laboratorio qua del tizio che dà i certificati di morte. Io spero, perché veramente a me sta piacendo questa demo. Però è veramente da un botto di tempo che sto registrando e mi sa che farò due puntate, perché anche se taglio comunque credo che questa puntata qua duri più di mezz'ora. Allora proviamo un po' a vedere se... good idea, but not just... ma non è il momento giusto. Quindi è una buona idea darmi il bastone. Allora credo che forse andiamo qua così. Quindi aspetta. It'll only melt faster. Ci mettiamo questo. Però ecco, lo specchio sarà anche da rifare. If it's low body... aspetta, proviamo un po'. Proviamo solo a fare una roba. Prendiamo lo specchio. Yeah. I'm afraid I... non la panca, lo specchio. Ecco, sì, era da rifare. Meno male che mi è
venuto in mente. Adesso andiamo qua sulla panca, lui posa lo specchio. Put his net on the slab. Put his net on the... Mettilo lì. Ok. Andiamo sulla panca lì, sulla lastra qua. Allora, e rifacciamo tutto quello che avevamo già fatto l'altra volta, quindi il ghiaccio. It lonely melt. It lonely. Ma doi. Bene. Poverino però. Porco If it's low body temperature he wants, then it's low body temperature he'll get. E poi credo, No, ho sbagliato. Qual è già il tasto questo? E il braccio di legno, boh, forse ce lo ficchiamo lì dove c'è il cuore. Così lui non sente. No? Cazzo fa se lo dai in testa? Ok. E proviamo a chiamarlo. Look, I'm virtually sure this time. I've been feeling a little bit dead most of the night. But I definitely felt myself pop me clogs a few minutes ago outside. Would you care to just take a little look? Vediamo un po' se a sto giro vado bene. Firstly, I'll check your breath, see if it clouds up this mirror. Okay. Okay, now I'll check your arm for a pulse. Ah, il polso. Sì, ce lo siamo messi al posto del braccio normale. Looking good so far, sir. Just one last test. Your body temperature. No, wait! Perhaps we can talk Ma about it! Yeah! Ah, che male! È stato sverginato. Wonderful news, sir. Wonderful news. Yes? Am I dead? As a doornail, sir. Finally, a satisfied customer at last. Ah, bon. Ci dà il certificato così. Bene. Now then, here's a death certificate, which also entitles you to cut price headstone carving, embalming, and free drinks at the yearly Mortician's Ball. Comunque la demo è un po' glitchata, mi sa. Mortician's Ball? Vedete qua la candela un po' glitchata anche sulla scritta. Fluid starts flowing. Of course it kills you at the end, but what doesn't, eh? Well, have a nice death. Okay. And please don't hesitate to call round again if there's anything I can do for you. Bene. Il certificato l'ho preso da solo. Sì, ce l'abbiamo qua. Mettiamolo nel bagaglio. Credo che adesso possiamo andare dal tizio col carretto. E magari riusciamo a finire la demo e andare via da sto posto, visto che l'obiettivo era quello. Teoria da morto, possiamo salire sulla nave. Allora, quindi inventario, questo. L'ho preso o no? Oh, ma dove? Così? Proviamo un po'. Right, well, hop on, sir. We'll soon have you off to a post-mortem holiday. Ah, beh. Did I tell you the one about Siamo the carry and luggage? Gli abbiamo dato il green pass. Ah, well, can't win them all. Il mort pass. Or any of them, come to think of it. Voilà. Sì, ho fatto giusto, meno male, perché fa il bling per dirti bravo. Ah, noi ci butta proprio su come dei sacchi di patate. Discworld 2. Missing presumed. È veramente bella la demo. Available soon. Se c'è su Steam, quasi quasi, visto che ci sono gli sconti, lo piglierei ben volentieri. Devo guardare Discworld 2. Fine così? Purtroppo sì. Comunque non pensavo di portare a termine la demo che mi prendesse così tanto. La mia intenzione era di fare un solo video, ma visto che questa dura sicuramente più di mezz'ora, direi che per questo video è tutto. Il prossimo proveremo Formula Kart, Judge Dredd, Rosso McQueen, e queste qua le avevamo già provate in
qualche altro CD demo oppure su un video, chi lo sa, lo vedremo la prossima volta. E niente, un saluto da Crio e al prossimo video. Ciao ciao.